nostri piccoli racconti della mostra di Elio Terwitt Family non possono non cominciare che con la foto di copertina che vi presento. Si chiama Felix, Gladys and Rover. È una fotografia molto famosa che Elio ha scattato nel 74 quando ha presentato il suo primo libro interamente dedicato ai cani. Elliot è celebre per aver fatto moltissime fotografie che hanno per soggetto i cani, anche se lui, proprio le sue parole, ci dicono che le foto dei cani hanno una duplice chiave di lettura. Colti in determinate situazioni, i cani sono semplicemente divertenti. Quindi a qualcuno quelle foto piacciono perché gli piacciono i cani. Ma i cani possiedono qualità umane. Io sono convinto che le mie foto abbiano un fascino antropomorfico. Nella sostanza non hanno nulla a che vedere con i cani. Insomma, nel mio intento riguardano essenzialmente la condizione umana. Ma gli altri possono vederci ciò che vogliono. La genialità di questa immagine, che è un'immagine molto celebre, una delle icone di Elliot, è che lui ha messo il punto di vista della macchina fotografica all'altezza del cane. E questa immagine è uscita in un servizio di moda sul New York Times Magazine dedicato alle calzature. Elliot spesso dice: nessuno vede più calzature di un cane. E quindi qui è proprio questo soggetto, lui ha costruito l'immagine nella sua totalità e noi abbiamo voluto sceglierla come copertina della mostra per raccontare, per dire che è una mostra molto inclusiva, che vuole raccontare qualunque tipologia di famiglia, qualunque tipologia di legame, qualunque tipologia di amore, anche quello più surreale, dove un microscopico cane si accompagna ad un alano e ad un paio di stivali di una signora di cui non sapremo molto di più. Alla prossima puntata.